Penso sia bella, eh? È di peso, eh? Prendere un pesce in queste acque così, con boilies artigianali. Ma questo è di peso, eh? Questo è un pesce di peso. Non lo devo slamare, non lo devo slamare questo. Prende filo, tira come una dannata. Cavolo, cavolo, cavolo. Non devo allentare, sotto è molto sporco, ci sono dei rami, non posso allentare troppo, tolleranza zero. Cavolo, questo è enorme, questo è enorme. Ecco, lo chiede dopo la tempesta che come per magia ha rianimato i pesci. Comunque questo è grosso perché sto forzando veramente a morte. Questo è un pescione, eh? Questo è un pescione. Non riesco a staccarla dal fondo, è veramente impressionante. Qua c'è veramente la mole. Fantastiche queste canne. Tesa allo spasmo veramente. Ecco, questa condizione così instabile stimola proprio l'appetito dei pesci. Ormai cosa nota soprattutto nei laghi naturali dove agisce lo scambio termico. Ah, l'ho intravista, forse è uno specchi. Molto gialla la sagoma. Eccola, eccola, eccola. È specchi. Bella, bella, bella. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Si è presa nell'alghe. Dentro, dai, eccola, sì, sì. È dentro, è dentro, è dentro. Bellissimo pesce. Cavolo, cavolo che groppa. Bella, bella. Bellissima, bellissima. Pesci selvaggi, si sentiva benissimo la mole del pesce, nonostante l'acqua fredda comunque ha esercitato una resistenza davvero notevole. No, non ce la faccio. Oh, mamma mia, questo è 25 kg. Questo è 25 kg. È enorme, non c'entra nemmeno nel materassino. Mamma mia, ragazzi, che specchi. Ah, esce anche il sole. Credo che oggi sia mia giornata fortunata. Pop-up artigianale con estratti di pesce. Ami 83 55 Kei Carp, l'amata veramente perfetta. Amo piccolo ma veramente molto tenace, molto molto tenace. Un'altra bella tacca sul mio fucile. Questa cattura ha boccato in un settore molto marginale, vicino ai canneti, con profondità intorno ai 4 metri, 4 metri e 30, in una risalita molto progressiva, con fondale misto, tendenzialmente roccioso, eccezionale per questo periodo attuale. Armando. Grossa Carlo, è bellissima.
una specchiona esagerata. Sulla pop up, artigianale al pesce. Grande, grande, grande boilies. Grossa, Carlo, enormi. Enormi, aiutami che non ce la faccio. L'ho slamata che sennò si strappava il labbro. Mamma mia. Vedi che pesce. Mamma mia che carpa, ragazzi. Che carpa, ragazzi. Guarda che schiena. Bellissimo. Carlo, mi prendi un secchio con l'acqua? Dai, te l'ho godino un po' dopo. Guarda, guarda, a me fa subito il boilers. Oh. 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 Oddio, non si prende manco. Non si prende nemmeno un braccio. Oh. Che pescione. La bagniamo? Bagnala. Un secchio non ci abbiamo. Vai, vai, buon, buon. Va bene. Ah, che pesce fantastico. Ah, questi pesci selvaggi. Dei laghi vulcanici sono veramente eccezionali. Non ce la faccio, pesa troppo. Oddio mio. Mio Dio, che carpa. Bellissimo. Pesce fantastico. Fantastico, fantastico pesce, bellissimo, livrea eccezionale. Allora, vorrei spendere due parole sull'importanza del meteo per il periodo che stiamo affrontando. Un periodo molto difficile, nonostante sembra che noi in questa occasione siamo stati fortunati e ripagati molto bene. Allora, è un periodo con una situazione meteo molto instabile, perché siamo veramente zuppi d'acqua, temporali per tutta la notte, ha piovuto fino adesso, ora è uscito il sole e le carpe come per magia, forse a causa di uno scambio termico, di un generarsi di correnti, sono venuti a fare visita nei settori da noi scelti per calare le nostre insidie. Pesce fantastico. Ci sbrighiamo a rilasciarlo. Ah. Veramente, tenere in braccio esemplari come questo è un'emozione unica. Sono emozionatissimo. Sensazioni indescrivibili e soddisfazione veramente totale. Oh, veramente pesantissima. Ok, ossigeniamo. Sono bagnato, ma non mi importa assolutamente nulla. Con un pesce così, questo e altro. Ok, veramente potentissima. Eccola che se ne va. Un arrivederci.